Questa sera a Pole Position parleremo del settore tessile e qui con noi per parlarcene c'è la signora Paola Seroldi. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Amministratrice dell'azienda Intes S.p.A., un'azienda fondata nel 64 da suo papà, quindi parliamo di un'azienda familiare. Assolutamente sì. Che adesso ci siete, c'è lei e suo fratello. Esatto. E com'è nata? Dunque, nel 1964, come lei ha giustamente citato, mio padre Giuseppe Seroldi fonda questo brand, la Intes. Bisogna un po' proiettarsi in quegli anni per comprendere perché e come nasce questo prodotto. Parliamo degli anni in cui nella zona della Brianza, che si estendeva poi per sulla provincia di Como, si mettono quelle che poi sarebbero state le fondamenta del famoso polo del Made in Italy di produzione di salotti e complemento d'arredo, uno dei più importanti d'Italia. A seguire, sicuramente subito dopo, seguiranno il Veneto, l'Emilia Romagna e tutto il distretto del salotto che poi sarà Puglia e Basilicata. In questo clima mio padre, che veniva da un'esperienza di produzione e commercializzazione di elastico per l'intimo, ha proprio creato e brevettato questo prodotto. Che in cosa consiste? Consiste in una cinghia elastica che, ben tensionata su fusti in legno che stanno alla base della struttura di un salotto imbottito o applicata con ganci su strutture metalliche, ha la responsabilità del comfort, quindi del molleggio. Il nostro è un prodotto invisibile, però è fortemente strutturale. Questo prodotto ha completamente rivoluzionato il concetto di comfort per due ragioni. Prima di tutto perché è un prodotto di facile applicazione rispetto a molle di ferro o a cinghie juta che usavano 50 anni fa e che, oltre a rovinare le ricoperture, erano fortemente cedevoli. E poi è un prodotto talmente versatile, perché ha vari tipi di allungamenti, che gli stessi designer e gli stessi produttori di sedute hanno potuto sbizzarrirsi nelle personalizzazioni degli stili. Certo. Perché in quegli anni c'era un grosso fermento da questo punto di vista. Quindi nel tempo l'avete migliorata sempre di più. Diciamo che nei 20 anni a seguire ci siamo preoccupati, visto che il prodotto comunque è stato accettato di buon grado, ha avuto molto successo nei brand made in Italy, ci siamo poi preoccupati di uscire dal contesto nazionale e andare in Europa e oltre il continente a proporlo, un po' pionieristica come cosa, se vogliamo. Infatti l'azienda ha il 60% di mercato estero. L'azienda non solo ha il 60% di mercato estero, ma oggi la Intes S.p.A., diretta e portata avanti con tanto impegno e passione da mio fratello e da me, mio fratello Luca Seroldi, è l'attuale amministratore delegato e si occupa della direzione finanziaria, delle strategie consone a portare la Intes in una fase sempre di continua crescita. Io mi occupo della fase commerciale, soprattutto di vendita nazionale e dell'immagine aziendale. Certo. Oggi la Intes S.p.A. ha sviluppato molti più articoli, quindi offre al cliente diretto articoli sempre più versatili. E soprattutto, ci tengo molto a sottolineare questa cosa, anche negli anni di recessione che abbiamo tutti vissuto tra il 2008 e il 2012, non ci siamo mai preoccupati di indietreggiare su quello che noi consideriamo la qualità. Ci teniamo moltissimo a sviluppare sempre di più la qualità, quindi abbiamo all'interno dell'azienda un controllo di materie prime estremamente ferreo, che poi un controllo di produzione continuo e dei test a campione poi proprio sul prodotto finito in produzione. Ma in più, a livello di crescita e di miglioramento, so che nel tempo avete anche migliorato la visibilità del prodotto. Sì, diciamo che, come ho detto prima, noi produciamo un prodotto invisibile, cioè l'utente finale, chiunque acquisti un salotto, si siede e non sa da cosa è composto. Noi ci teniamo moltissimo invece a dare visibilità a questa cosa, soprattutto nel nostro settore, che è un settore di nicchia. Però è importante avere visibilità come brand. Siamo sicuramente ad oggi tra le due aziende italiane, le due unità produttive italiane e le due aziende che abbiamo dislocato nei paesi esteri. Abbiamo un'azienda in Cina, un'azienda in Tunisia. Siamo ad oggi leader di settore a livello mondiale, sia come quantità e soprattutto come qualità produttiva.
Quindi la nostra visibilità nel settore è già abbastanza alta, ma non ci fermiamo mai, mai di cercare. Quindi nuovi siti, certo, nuovi contatti, tutti network. Tutti gli ostacoli che si pongono sulla strada, esatto, vanno superati al meglio e migliorarsi sempre di più e mai fermarsi. Io la ringrazio di essere stata qui con noi questa sera, che ha portato questa continua ricerca, questa continua voglia di migliorarsi in tutto e per tutto e la passione nel suo lavoro, che grazie si mille, è proprio sentita tanto. Grazie. Ricordo mille che qui con noi c'è stata la signora Paola Seroldi, amministratrice dell'azienda Intes SPA. Grazie. Niente. E noi non ci spostiamo perché, come potete vedere, i nostri ospiti hanno veramente tanto da raccontarci, sempre qui a Pole Position. Questa sera a Pole Position parliamo del settore vitivinicolo e qui con noi per parlarcene c'è il signor Claudio Monaci. Buonasera e benvenuto. Buonasera Martina. CEO dell'azienda Piancornello, un'azienda fondata dal bisnonno nel 1950. Sì, esatto. E qui davanti a me ho la quarta generazione. Sì. In che modo è nata? È nata nel 1950 quando Zefiro, mio bisnonno, ha voluto impegnare i soldi, i risparmi di tutta la sua vita per comprare un'azienda a Montalcino. Lui si era innamorato di questo territorio, c'era un casale risalente al Settecento e così è cominciata questa storia familiare che è durata fino a me, insomma. Fino ad oggi. Fino ad oggi. Che è tutto bellissima location e bellissimo territorio che si presta molto bene. Beh, la ringrazio, sì. È un territorio piacevole, sì, toscano, e, diciamo, non, è in una zona molto importante per la coltivazione vinicola. E parliamo un attimino dei vostri prodotti. Sì, noi produciamo prevalentemente vino, vini rossi. Il nostro vino più importante è il Brunello di Montalcino, poi abbiamo altri vini rossi, sono Rosso di Montalcino, alcuni IGT Toscana come Peremma, che è un ciliegiolo in purezza, è dedicato alla mia prima figlia, e Campo della Macchia, che è un Sangiovese in purezza. In più so che voi non producete soltanto vino, ma anche olio. Anche olio, sì. Tradizionale nella mia area, la coltivazione dell'olio. Abbiamo delle olivette secolari, e le cultivar principali che vengono separate al momento della raccolta sono l'olivastra, che è una varietà un po' selvaggia, che dà un olio molto strutturato, ma molto poco produttiva, e il Corigiolo, che dà un olio molto speziato, diciamo molto aromatico. Quindi un'azienda legata alla tradizione che oltretutto produce anche un olio molto tradizionale del territorio. Sì, la tradizione è, diciamo, è tutto per noi, esatto. Ma io sono un attimino interessata alla parte dell'agricoltura biodinamica. Sì, abbiamo cominciato già da 7-8 anni un percorso. Già in precedenza abbiamo fatto una coltivazione di tipo biologico, non certificata, poi abbiamo affrontato la certificazione con un ente che attesta la verità di quello che sosteniamo, e poi ci siamo avvicinati all'agricoltura biodinamica, quello che negli Stati Uniti viene definito organic, che prevede la non utilizzazione dei pesticidi, dei concimi chimici, dell'arricchimento in humus del terreno, e l'utilizzazione di prodotti in bassa quantità per la difesa antiparassitaria a base di sali di rame, solfato di rame e zolfo per la peronospora e l'oidio, e talvolta anche prodotti di tipo organici come decotti di ortica o oli essenziali. Ma noi abbiamo parlato comunque di un'azienda molto legata alla tradizione, basta vedere che è un'azienda familiare che è cresciuta di generazione in generazione. Ma abbiamo anche detto che in una bellissima location il territorio si presta molto bene, ma cosa vuol dire realmente coltivare la terra? Ma coltivare la terra per me è essere presente in vigna dalla mattina fino alla sera, se la burocrazia ce lo consente, perché è un grande problema la burocrazia per l'agricoltura. Coltivare direttamente il terreno è stare nel vigneto, lavorare e osservare anche di cosa ha bisogno il terreno e la vite, perché non tutte le annate sono uguali e la coltivazione deve essere intelligentemente registrata sulle esigenze della pianta.
bisogna ascoltare molto la natura, in poche parole. Sì, assolutamente. Amarla. Amarla, parlarci, metterci passione, che poi si va a vedere nel prodotto finale. Sì, bisogna essere in sintonia con quello che facciamo. Ma a proposito di prodotto finale, io so che nel futuro c'è un progetto di un prodotto molto bello dedicato a sua figlia, il nome sarà dedicato a sua figlia. Sì, è vero. Produrremo un vino con base Colorino, che è una varietà autoctona della Toscana, non troppo conosciuta, anche questo è molto interessante per il mercato, e sarà dedicata alla mia seconda figlia, Caterina. Il nome sarà per Caterina. Quindi verrà dato il suo nome. Sì, esatto. Quindi continuiamo a rimanere all'interno della famiglia, che come succede sempre, all'interno della famiglia nascono i miglior fiori. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera e di aver portato tutta la sua passione, che poi si vede alla fin fine nel prodotto finale. Grazie. Sono io a ringraziarla per la gentilezza e per avermi ospitato. Si figuri. Ricordo che qui con noi c'è stato il signor Claudio Monaci, CEO dell'azienda Piancornello. Grazie mille. Grazie. E noi non ci spostiamo perché, come potete vedere, i nostri ospiti hanno veramente tante news e tanta passione qui da raccontarci a Pole Position. Questa sera Pole Position prende nome del settore spumanti e qui con noi per parlarci c'è l'amministratore delegato dell'azienda Pia Bosca. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Dell'azienda Bosca S.P.A., un'azienda che ha alle spalle tantissima esperienza, 188 anni di esperienza che mi ha fatto affermare come azienda, oltretutto familiare, che qui davanti a me è la sesta generazione, quindi è stato un bellissimo processo di crescita. Esatto, io sono la sesta generazione che gestisce questa azienda con i miei fratelli Polina e Gigi e siamo la stessa famiglia che ha creato l'azienda, che nelle generazioni l'ha portata avanti. Abbiamo una fortissima tradizione, siamo situati a Canelli, in provincia di Asti, nel cuore di quello che è appena stato nominato 2 o 3 anni fa il paesaggio vitivinicolo di Langhe e Monferrato come sito UNESCO. Quindi le nostre cantine che sono all'interno del sito UNESCO sono pure esse un patrimonio mondiale dell'umanità. Questo ci riempie di grande orgoglio, ci dà una spinta a andare sempre avanti, però portandoci dietro il nostro passato. Certo, la posizione è super favorevole per l'azienda, poi appunto questa tradizione che c'è dentro di voi vi ha permesso di crescere benissimo, delle bellissime cantine che adesso sono curiosa un attimino di andare a vedere i vostri prodotti che... Beh, i prodotti nascono dalle cantine e abbiamo tutta una serie di prodotti che sono super tradizionali grazie a questa nostra storia e quindi abbiamo un metodo classico che facciamo pensi, lo facciamo dagli anni 20 del Novecento ed era stato inventato come regalo al mio trisnonno quando è stato nominato dal Re d'Italia Cavaliere del Lavoro, quindi una storia lunghissima anche di un singolo prodotto. Però oltre ai prodotti tradizionali che fanno tutte le case spumantiere e quindi gli spumanti classici come ad esempio nella nostra zona l'asti spumante piuttosto che l'asti secco, abbiamo anche tutta una linea di prodotti che guardano avanti, che sono alternativi, che sono divertenti, freschi e la linea principale è quella del verde dello Sparkletini, che sono un blend tra vino spumante, cereali e aromi che ingolosiscono quelli che non sono i consumatori abituali. E poi abbiamo un'altra linea su cui noi crediamo moltissimo, che è il Toselli, che sono bollicine analcoliche. E queste vanno a toccare esattamente, vanno a toccare o vanno a ingolosire coloro che non possono, non vogliono bere alcol, possono. Quindi abbiamo bollicine importanti, comunque che nella storia hanno fatto un bellissimo percorso e hanno appunto incuriosito anche i consumatori che non assumono alcol con la linea Toselli, come mi diceva prima. Certamente, infatti questo Toselli l'abbiamo anche certificato all'AL, e cioè lo rendiamo idoneo al consumo da parte dei musulmani. E perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo pensato che i musulmani che vivono con noi e hanno piacere di vivere la nostra vita e quindi avere le nostre abitudini, uscire la sera con gli amici, certo. Perché devono bere una soda, possono avere delle bollicine che però sono sicure per le loro abitudini. Che poi si sa, le bollicine fanno sempre scattare un sorriso in più, viene sempre associato a qualcosa in più. Ma a proposito di qualcosa in più, qual è la marcia in più che vi distingue dai vostri competitor? Beh, io penso che sia proprio questa, e cioè di cercare di stare attentissimi alle esigenze del mercato, di essere elastici e di poterci permettere di esserlo per poter
quasi anticipare le necessità del mercato, e con Toselli stiamo proprio facendo questo, perché certo, non tanto loro sanno di averne bisogno, ma noi cerchiamo assolutamente di farglielo capire. Certo, volete incuriosire in tutto e per tutto il cliente finale, che mi sembra un ottimo modo, e oltretutto portate sempre quella marcia in più che fa dire al cliente sì, ok, abbiamo fatto la scelta giusta. Certamente. Ma avete parlato di queste nuove linee che avete inserito nel vostro catalogo di prodotti, ma per il futuro ci sono news? Beh, per il futuro sempre. Noi siamo una fucina di nuove idee, giorno per giorno, ogni giorno abbiamo idee nuove. Quelle che sono nuove ovviamente non le racconto ancora, perché sono futuro, ma quello che stiamo pensando di fare, a parte andare sempre in nuovi mercati, perché poi la nostra vocazione da sempre è stata quella di andare all'estero, di avere stabilimenti all'estero, di portare i nostri prodotti in nuovi mercati, quindi ci stiamo concentrando sulla Cina piuttosto che sul Medio Oriente, di nuovo nei paesi arabi, ma con un'attenzione particolare di nuovo all'Italia, che è sempre stata un pochino secondaria nella nostra visione imprenditoriale, mentre invece abbiamo deciso che è ora di riconcentrarci su questo nostro bel paese. Quest'estate cerchiamo addirittura di portare questa linea Sparkletini, così diversa dalle nostre abitudini di bere, anche in Italia. Certo, anche perché, come dicevamo all'inizio, siete in una posizione bellissima ed è giusto concentrarsi anche su un paese che vi dà un terreno così ottimo per la produzione. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera, è stato veramente un piacere. Ricordo che qui con noi c'è stata l'amministratore delegato dell'azienda Bosca, ovvero Pia Bosca. Grazie mille. Grazie a lei. Noi non ci spostiamo per i nostri prossimi ospiti, sempre qui a Pole Position.